bloccato tutti questi gruppi molto molto forti, poi quelli che funzionano li portano avanti e quelli che non vendono niente non hanno, e non suscitano interesse da parte del pubblico americano, li buttano, capito? Fanno così, così prendono tutto il meglio del mercato rock, poi quello che va avanti con loro, e quello che non interessa tanto al pubblico e non, non vende proprio il disco, non c'ha riscontro, lo buttano al cesso, come fanno tutte le case discografiche al mondo, ve lo posso assicurare io che ho lavorato per la Sony in America ultimamente, è un mercato solo di soldi. Anzi, vi voglio raccontare una cosa, che cosa mi è successo in America. Io stavo nel mio ufficio e a un certo punto la mia segretaria mi dice: c'è un certo David Gilmour al telefono. Io tra me e me pensavo ad uno scherzo, no? Certo è strano, sai, uno che si presenta, David Gilmour ha il telefono della Sony, sta chiamando da Londra, eccetera, eccetera. Era proprio David Gilmour, ovvero il capo, adesso, dei Pink Floyd, ovvero colui che ha le redini in mano dei Pink Floyd. Ma se noi andiamo a vedere bene, chi sono questi Pink Floyd adesso? Syd Barrett è morto ed è stato in manicomio tutta la vita, per cui non conta. Roger Waters, c'è stata la scissione appunto in giudizio per avere il nome, anni di combattimenti giudiziari tra avvocati, su avvocati, avvocati, su avvocati, alla fine l'hanno spuntata i tre Pink Floyd, che sul disco sono in tre, ma dal vivo sono in dieci, perché aggiungono un altro batterista, un altro percussionista, un altro tastierista, le coriste, altri due chitarristi che stanno dietro, poi ci stanno loro tre. Però adesso è morto anche il tastierista Richard Wright, che viveva ad Ibiza, e io l'ho conosciuto Richard Wright dei Pink Floyd, il tastierista, non è mai stato un grande tastierista forse, e allora avevano un tastierista in aggiunta ai Pink Floyd in concerto, poi con i laser, col mondo, con lo schermo gigante, cioè delle cose pazzesche, 300 persone su strada, eccetera. Adesso succede questo, che lui mi dice che praticamente era andato alla EMI per rinnovare il contratto che è scaduto proprio ultimamente, parliamo di due mesi fa. Il contratto è scaduto due mesi fa dei Pink Floyd e la EMI non vuole rinnovarlo. Oh, stiamo parlando del più grande, del più famoso gruppo del mondo forse. Non lo vuole rinnovare perché dice che David Gilmour chiede troppi soldi. E poi chi sono questi Pink Floyd? Capito? Questo è il discorso, no? Sono tutti morti, sono rimasti lui e il batterista Nick Mason. Basta. Gli altri sono tutti figuranti, quelli che vedi sul palco, no? Allora ho pensato magari che c'è stata una ricongiunzione con Roger Waters, non lo so, sarà successo qualcosa, avrà messo su degli altri elementi, non lo so, anche perché i suoi dischi solistici sono andati malissimo, capito? E stiamo parlando di uno dei migliori, non dei migliori, del più famoso gruppo al mondo, si può dire, insieme ai Beatles, insieme ai Queen. E l'EMI si rifiuta di rinnovare il contratto dalla cifra iperbolica che chiede David Gilmour. David Gilmour mi chiede un incontro, ma io prima di dargli il benestare di questo incontro che sarebbe arrivato da Londra fino
a New York per vedermi se la Sony era interessata nell'acquisizione o in quello che chiede. La Sony mi dice che non è assolutamente interessata in questo personaggio, che i Pink Floyd l'ultimo disco l'hanno fatto nel 1988 o 84 mi pare, totalmente invenduto, che i loro mega concerti sono una cosa a parte che dipende da un manageriato con 300 persone su strada, con palchi, mentre si montava il palco a Madrid se ne montava un altro alla Guegna, per dire, capito? Nei loro giri mondiali, Pink Floyd. Per cui la Sony mi dice, noi saremo interessati, e poi bisogna vedere che cifra chiede, per quali Pink Floyd voi? Sono morti tutti. E io gli dico, non lo so, avrà messo su qualcosa di nuovo, immagino. No, lei si faccia dare dal signor Gilmour tutti i diritti che c'ha l'EMI sui pezzi dei Pink Floyd più importanti, tipo Shine On You, Crazy Diamond, The Wall, Dark Side of the Moon, Money. Lei si faccia dare tutti i diritti, praticamente, di tutti i pezzi più importanti dei Pink Floyd, e poi noi saremo felici come Sony di acquisire dall'EMI questi diritti e di versare la somma che richiede David Gilmour, sempre considerando, ma chi so, Pink Floyd. Ecco, è una storia che esce fuori. La Roadrunner prende sempre gruppi giovani e questi sono da paura. Andiamo avanti, questa volta mi sono dilungato troppo e questi mi fanno impazzire. Si chiamano Mutiny Wee!